piazza. Allora, sono molto felice di essere qui questa sera per invitarvi a firmare questi 8 quesiti facili facili. La cosa incredibile che mi ha scioccato, per cui sono qui, è che si parla di contenuti. È una cosa, cioè non si parla del duello Bersani-Renzi, non si parla del duello Montezemolo-Casini, non si cioè tutti i duelli tra uomini, è una noia mortale sta politica. Allora non solo dopo io saremo due donne sul palco e intervisterò la mitica Emma Bonino, ma mi sembra interessante parlare, invece che di personalismi così un po' narcisisti, di contenuti. Quindi stasera parliamo di contenuti e cominciamo, anzi continuiamo, perché anche Dado in fondo poi i suoi contenuti ce li ha. Come state? Domani? Lo sapete che si fa il sindaco a primavera? Comunque, siete pronti? Siete caldi? Le inquadrature sulla piazza ci sono sempre. Vogliamo dare qualche indirizzo a questi sindaci eventuali? Non so chi sa quanto video, però. Allora, chiamo a raccontarvi un po' di contenuti, non a caso, il presidente del WWF, Stefano Leoni, WWF, e la presidente dell'associazione Luca Coscioni, Nina Webby. Sono dei contenuti che a noi ci stanno molto, molto, molto a cuore. Grazie di essere qui. Vieni, Nina. Vado io? Sì. Beh, che dire, sono felice. Voglio fare una premessa. Io fino al 2006 ero abitante a Roma, ma dal 2006 ho cambiato residenza, sono andato ad abitare in campagna. Sono tornato all'inizio di quest'anno, quindi io per 6 anni non ho visto Roma. Beh, io vi assicuro che dopo 6 anni Roma è peggiorata, ragazzi. È molto peggiorata. Quando mi hanno chiesto, vuoi firmare? Quando mi hanno chiesto, vuoi firmare questi e sostenere questi referendum? Io ho detto, non voglio, io devo farlo, perché questa è una campagna per risollevare la città di Roma. Ho scoperto che quando io sono andato via nel 2006 è stato nominato un commissario straordinario a Roma che si deve occupare del traffico e risolvere il problema del traffico a Roma. V'è parso che sia migliorata la situazione? Ci stanno prendendo per i fondelli, anche perché questo commissario, con tutta quanta la sequela dei suoi assistenti, rubano solamente soldi e spazio alla città. Parcheggi dove non bisogna farli. Tagliano le metropolitane quando bisognerebbe farlo. Qualcuno sa che a Roma doveva partire anche la metropolitana D? Non si fa più, ci hanno detto, perché hanno rifatto l'appalto e questo appalto era sconveniente per la città di Roma. Dopo che l'appalto precedente era già stato aggiudicato, a quel punto lì è intervenuta l'autorità per i lavori pubblici, ha detto ma che cosa avete combinato? A quel punto hanno pensato bene di cancellare un'infrastruttura utile per la città di Roma. Noi soffriamo di traffico, noi soffriamo anche del fatto che Roma è una città che ha sempre meno spazi verdi. E questo fattore non è un fattore solamente culturale, ma un fattore anche economico. Io vorrei ricordare che a Roma il PIL, se vogliamo parlare ancora di redditi, la ricchezza nostra è data dal turismo e la gente non viene a Roma per vedere il traffico o per vedere la città cementificata, ma viene per vedere Roma per la sua bellezza e quindi vorrebbe fruire della città senza questo ammasso di macchine. A Roma, questo per darvi un numero, abbiamo la più alta concentrazione di automezzi fra tutte le città europee. Non c'è spazio. Questa qui è una città dove il centro è stato pensato per i cavalli. È pensabile farci entrare 700 macchine ogni 1000 abitanti? È impossibile, non c'è spazio fisico. La risoluzione, come hanno fatto in altri paesi, in altre città, non è aumentare le disponibilità dei posti per le automobili, ma diminuire l'accesso alle automobili, aumentando l'offerta dei mezzi pubblici. È l'unico sistema civile per risolvere il problema. E tutti sanno che questa è l'unica soluzione. Abbiamo una città che è sempre stata detta è ricca
di verde. È vero, Roma rispetto ad altre città è ricca di verde, ma bisogna anche conservarlo. È bastata una nevicata per andare a vedere una distruzione totale degli alberi dentro le nostre ville. Abbiamo scoperto che si è scoperto che, i nostri alberi non sono abituati alla neve. Ma non è questione di neve o meno, è questione di cura degli spazi pubblici. Voi non sapete, ma su Villa Ada addirittura c'è qualcuno che ha pensato di valorizzare Villa Ada. Dico Villa Ada, una delle tante vie di Roma, pensando di farci, e questo è un progetto depositato in comune, pensando di farci una centrale a biomasse tagliando gli alberi di Villa Ada per farci energia elettrica con gli alberi di Villa Ada. Ma dico, ma qualcuno gli dà anche udienza a questi pazzi? Trasformare le ville cittadine per farle diventare posti dove farci bar, ristoranti, piste per andare con le automobili. È questo quello che si intende per valorizzazione, purtroppo in Italia e a Roma. Io penso che la valorizzazione sta sotto un altro aspetto. Valorizzare significa cominciare a portare la vita ad un livello di benessere, conservare i servizi, avere una villa che offre il verde, che offre svago, che offre la possibilità di essere più tranquilli, ci permette anche di vivere insieme senza stress. Rifiuti, ora ci guardano dall'estero ma anche fuori da Roma, non solamente all'estero, e ci compatiscono. Anche qui hanno nominato un commissario straordinario. Vorrei ricordare una cosa. Dal 2008 esiste una legge europea, una direttiva europea, che ci impone di fare il riciclaggio dei rifiuti. E si dice, Italia, devi fare il 50% di riciclato. Sapete che significa? Significa recuperare quella materia e farla diventare di nuovo qualcosa di utile. Beh, l'Italia è dietro. Roma non è dietro, è ancora più dietro di Napoli rispetto a questa situazione. E noi che cosa pensiamo di fare? Una discarica. Bisogna fare le discariche per fare il riciclaggio. È assurdo. Se devo nominare un commissario straordinario è per fare la raccolta differenziata, è per fare impianti che permettono il riciclaggio di questi materiali. Noi andiamo controcorrente, il motivo? Affari privati, si stanno perseguendo gli interessi di singoli soggetti che vogliono entrare nel business dei rifiuti. È questo l'assurdo, è questo l'assurdo che invece dobbiamo contrastare. E così anche vale per il mare, Angelo l'ha appena detto, il mare è un bene comune, il mare è un bene che deve essere accessibile a tutti, la fruizione della città di Roma, dimentichiamo che Roma ha il mare, invece Roma ha anche questo patrimonio, bisogna recuperarlo. Quello che vi chiedo è di essere più presente. Quando un governo, o meglio, quando uno Stato comincia a tagliare, taglia i servizi, taglia la possibilità di poter essere assistiti dal sistema che noi rappresentiamo, l'unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche e superare quella pigrizia e portarci ad essere partecipi a far qualcosa. Io chiedo a tutti voi di rimboccarsi le maniche e partecipare a questa raccolta di firme per far fare il referendum, perché si dia un forte messaggio alla politica e trasferire il vostro entusiasmo di star qui questa sera a tutti quelli che voi conoscete per fare tavolini, per far sì che ci siano condivisioni di questi valori, perché purtroppo il rischio delle recessioni economiche porta la gente a chiudersi, a non guardare con positività al futuro. Dobbiamo dare una speranza a quelli che vengono, i più giovani. Lo dico perché mia figlia sta all'estero, perché l'Italia non gli offre più nulla. Noi non dobbiamo dare questa speranza. Io voglio che mia figlia torni in Italia perché l'Italia offre speranza. E voi e noi dobbiamo fare questo. E questi referendum sono questo: ridare speranza a Roma, ridare speranza alla città, riportare. Vi do la parola perché vedo che mi stare chiamando. Scusate. Anche noi vogliamo che tua figlia torni, però adesso facciamo parlare Mina Web. Sì, io avrei aggiunto pure qualche altra cosa, perché non ci sono scivoli, il centro è pieno di buche, le donne con i loro tacchi vanno dentro in mezzo a casa quando vanno all'opera, non possono nemmeno mettere i tacchi.
quadrini, tutti sconnessi, pieno di buche. Io non credo... era questo però che no, volevi dire. Non era questo che volevo dire. L'ho aggiunto però. Ecco, io mi presento, sono la vivandiera di una zattera, non del vascello dei pazzi di Hieronymus Bosch, no, no, non di quello, ma della zattera radicale di Piero Verbi. Insieme abbiamo fatto una lotta radicale, ed era quella, ed è ancora quella che io continuo per il registro sui testamenti biologici, adesso per Roma. Qui su questo biglietto lo trovate, registro dei testamenti biologici nel Comune di Roma. Avevamo già, come aveva detto prima Mario Staderini, portato in comune 7.000 belle firme. Le prime 1.000 firme le abbiamo raccolte qui nel 2009, a febbraio. C'era tanta folla come oggi e si girava per raccogliere le firme. Quella volta non c'era bisogno di gazebo, questa volta devono essere autenticate, quindi sono firme legali, legalmente confermate da certificatori. Ecco, io spero davvero che questa volta questo referendum, che è molto più forte, perché 50.000 firme e poi un referendum votato da tutti i romani, di tutti i residenti, di tutti quelli che possono votare qui, abbia la forza di costringere il prossimo sindaco ad aprire un registro per i testamenti biologici. Ma qualcuno mi dirà, ma non servono a niente. Servono, servono, e come? È un cenno per il Parlamento di fare una legge. Una legge sulle disposizioni anticipate dei trattamenti sanitari di tutti noi, per chi li vuole scrivere, per chi li vuole fare. Io credo che sia un'ottima cosa, perché se io vado dal medico e gli dico questa cura non la voglio fare, questa operazione non la voglio fare, il medico non mi può costringere. Ma quando io non avrò più capacità di intendere e di volere, ognuno può fare quello che gli pare, se non lascio scritto o se non lascio almeno detto ai miei parenti come voglio essere curata. È meglio ancora scritto. Oltre a questo referendum qui, c'è quest'altro, libertà di scelta e servizio alla persona. E questa libertà di scelta e servizio alla persona deve essere veramente lasciata a ognuno che ha bisogno di cure e voler accanto a sé una persona che conosce, che sa che viene questa persona ad accudirlo e non ogni giorno un'altra. Dove questo è possibile? Le liste d'attesa sarebbero molto più corte. Poi c'è anche l'altra possibilità per i bambini dell'asilo, i nidi, dove le famiglie avrebbero diritto di chiedere un contributo al comune per aiutarle a mettere anche in un asilo privato se nei comunali non ci sono più spazi, non c'è più posto. Ci sono certe volte lunghe file d'attesa e poi devono esserci le nonne e i nonni a ricoperare e a fare, e tante volte non hanno la forza o i nonni non ci sono più. Anche questo succede, o sono malati e non possono accudire il bambino. Ecco, queste sono due cose che mi stanno veramente molto molto a cuore. Io so che cosa significa assistere una persona, e questa persona quello che vuole e chi vuole, e deve essere rispettato. La nostra volontà è sacrosanta, la nostra volontà
la nostra coscienza è più grande, è più importante della nostra vita stessa. Questo voglio dire. E lo sappiano tutti, lo sappia anche il Vaticano, perché Pier Giorgio ha saputo imporre quello che voleva lui quando aveva capito che le cure erano inutili, le terapie non servivano più, ha detto per favore, basta. Marco Pannella, aiutami, radicali, aiutatemi. E noi abbiamo lottato insieme a loro per avere questa, veramente, questo servizio da parte di un medico che lo ha aiutato e lo ha assistito per non soffrire il suo soffocamento alla fine. Ora io qui voglio aggiungere una cosa, una grande preghiera. Non mi piace fare la vittima, ma io vi dico una realtà. Quando ho sentito che si faceva questi referendum, la raccolta firme, io ho pensato a tutta l'estate, luglio, agosto, Roma si svuota, molti che lavorano, quelli che aiutano a volantinare, quelli che aiutano ai tavoli, sono tutti lavoratori, e l'unico modo per riposarsi era prendere le ferie ad agosto. Agosto era veramente difficile. Adesso io vi chiedo, quelli che sono tornati, tutti voi qui, ognuno può dare una mano, vi prego veramente tanto di fare insieme a noi tavoli, chiedercelo. Potete andare sul sito Roma si muove e lì potete trovare come attivarvi. Telefonate al numero che c'è e c'è la nostra bellissima giovane Gennea che vi risponde immediatamente, vi aspetta le telefonate. Oppure c'è anche la mail alla quale vi potete rivolgere. Vi chiedo veramente questo servizio. Io ho sacrificato le ferie perché sono vecchia, sono in pensione e me la faccio poi su nelle mie montagne a Natale. Ecco, ciao e grazie.